qua. Sembrerebbe live. Chissà se ce l'ho fatta. Chissà, chissà se ce l'ho fatta. Allora, intanto saluto tutti. Anzi, aspetto. Sono un po' emozionata perché è la mia prima diretta in StreamYard. E allora sono anche un po' emozionata. Infatti c'è l'inquadratura anche più ampia. Ci sono quattro occhietti. Ciao, ben arrivati a tutti. Allora, intanto vediamo se riesco a condividere, se risulto in diretta, vediamo un po'. Allora, cerchiamo, scusate, vediamo un po' se riesco a condividere qui il tutto. Il fatto già che voi ci siate per me è un sollievo. Non so come. Voi mi state guardando su Facebook, immagino. Allora, è verde. Chi lo sa se sta andando. Oh, caspita, 10 occhietti. Allora, io vorrei riuscire a capire qui. Brava, l'Alessandra l'ha già avviato. Brava Ale, mi hai battuto sul tempo. Io qua non capisco perché. Voi mi state vedendo sul mio profilo? Direi di sì. Allora, direi che posso finirla, poi capirò come fare. Perché avendo 14 occhietti mi sembra doveroso vedere di procedere. Non so. Lo scopriremo solo vivendo. Mi hanno detto che ci voleva un po', eh. Però non pensavo così tanto. Bene, mi arrendo. Allora, io sono un po' emozionata per diverse ragioni, ma la principale è che questa sera ho la mia ospite d'eccezione. Vi presento, anzi me la vado anche a prendere. Eccola! Eccoci Ciao! qua, vi presento Alessandra Scagliola, che è la mia ospite di questa sera. Ciao Alessandra, ben arrivata. Io non sono riuscita a fare nulla su Facebook, non capisco perché, ma non No, compaio. ti si vede su Facebook, ti si vede. Eccoci, finalmente! Ora sono serena che finalmente mi ci si vede. Mi ci si vede è un nuovo termine che ho appena coniato. Allora, questa è la mia ospite di stasera, Alessandra Scagliola, che è una giornalista, una blogger, avremo modo di conoscerla meglio questa sera. Sono veramente, veramente contenta perché questa donna non ha mai presenziato a una sua presentazione, vero Alessandra? Verissimo. Io Quindi immagino tutta la faccia di Morellini. è la prima volta che si mostra e Sì. che ci parlerà del suo romanzo, ma cominciamo perché direi che abbiamo già 21 persone che ci stanno guardando, quindi salutiamo tutti, li ringraziamo di essere qui con noi stasera e direi che dobbiamo iniziare dall'inizio, io e te. Come ci siamo conosciute? Come mi hai conosciuto, Ale? Dunque, ti ho conosciuto ovviamente attraverso internet, purtroppo, perché sarebbe stato bello incontrarti di persona così proprio, ma, perché Sara Rattaro ha condiviso sulla mia pagina Facebook, un video in cui tu leggevi un brano del mio romanzo, Più dentro che fuori. Io ho pianto per un quarto d'ora, ma proprio una vergogna, niente, non ti posso dire quanto mi sono vergognata. Era dai tempi di Downton Abbey che non mi riducevo così, perché in realtà non avevo mai sentito nulla di mio letto da qualcun altro, per cui mi ha fatto un effetto speciale, straordinario, per cui sei stata bravissima, Grazie. perché hai dato l'esatta voce che io sentivo in questa protagonista di cui scrivevo.
E quindi è stato veramente un incontro bellissimo e poi da lì non ti ho più lasciato in pace. No, in realtà è stata reciproca la cosa finché un bel giorno mi dice: io devo assolutamente farti un animaletto. E io ho pensato: in che senso ti devo fare assolutamente un animaletto? Sono rimasta un po', al che lei si confida e mi dice che lavora all'uncinetto. Ho detto: ma dai, davvero? Mi dice: sì, ti faccio questo, ho proprio piacere di farti questo regalo, di creare questa cosa per te. E infatti, dopo un po' è arrivato lui. Che è, guarda, io lo adoro e si chiama Alex Scaglia, potete immaginare adesso perché, che in effetti mantenevo il segreto perché non sapevo se la creativa avesse piacere che si sapesse che fa queste cose folli, e invece per fortuna le fa piacere e fa bene perché sono veramente, veramente belle. Certo, sono dedicate e quindi non so chi di voi avrà questo privilegio, forse nessuno. Sì. Bene, e quindi anche Alex, devo dire che è entrata a far parte del mio mondo, me lo tengo in macchina, sta sempre con me. E questa amicizia, perché ormai io la definisco una vera e propria amicizia, è cresciuta sempre di più. E allora io ho letto qualche cos'altro di suo nelle mie serate dedicate ai romanzi e poi gli ho fatto questa proposta incredibile e devo dire che mi ha detto subito di sì, non ho dovuto nemmeno insistere. No, non mi hai forzata. Normalmente la gente mi tira come quando porti un cane a castrare, no? Cioè mi tirano proprio, io faccio finta di essere morta, perché sono bravissima a fare il morto, mentre invece tu mi hai detto potremmo fare sì. Anzi, Vero. io a dirti sì, ma va benissimo, ok. Poi mi ha preso l'attacco di panico, Immediato. politici, eccetera. Ma non importa, no, no. Felicissima, contenta, ma perché tu mi rilassi, perché tu sei brava, perché mi piaci. Non è facile che una persona mi piaccia, devo dire la verità. Sono un pochino, capito, sto un po' sulle mie. Quindi se qualcuno mi piace, va benissimo, proponimi qualsiasi cosa, ma se domani mi dici andiamo a Dublino, io sono all'aeroporto, sappi. Attenzione ragazzi, perché queste sono frasi che da questa donna che vi racconterò tra un po' risultano quantomeno sconvolgenti. E allora cominciamo un po' a parlare di te, perché abbiamo parlato quasi più di me che di te fino adesso. Allora, tu sei giornalista, blogger, hai scritto dei romanzi e il primo romanzo che hai scritto per Morellini si chiama La banda dei pensionati. E nel backstage mi sono fatta raccontare un po' questo romanzo che ovviamente mi è venuto voglia immediatamente di leggere. Ci fai una brevissima sintesi perché poi il focus della serata è il tuo romanzo di adesso. Allora, la banda dei pensionati ha come soggetto non una pensionata, ma una ragazza abbastanza giovane, di 26 anni, adesso lo ricordo, 25-26 anni, che un giorno per strada vede dei cartelloni pubblicitari del comune che invitano ad adottare un nonno. Lei va a chiedere e scoprendo che è gratis ne adotta due, perché è una che cerca di prendere sempre il più possibile. E comincia a frequentare questi due anziani, marito e moglie, e entra in questo mondo, appunto, in questo quartiere geriatrico molto periferico di Torino, dove abitano tutte queste persone ultraottantenni. Lei nota appunto questa tristezza di fondo, questa mancanza di voglia di riprendersi, di fare qualcosa, eccetera. Per cui gliene combina d'ogni, cioè nel senso che di nascosto li droga anche un po', gli fa le tisane alla marijuana, gli dà delle anfetamine quando sono un po' giù, ma soprattutto decide di farne delinquenti, per cui li istruisce Vero. a rubare, eccetera, fino a quando arrivano a una rapina. In realtà il racconto è il narrante e la protagonista che racconta dal carcere questa avventura con questi vecchietti con cui ha fatto una rapina. Niente Altro poco di non meno dico, che, altro non dire, certo. Bene, certo. sarà una delle mie prossime letture. Bene. Allora, quindi, perché hai cominciato a scrivere? Dunque, no. È dura, questa è tosta, ci ridiamo ma è un po' tosta. Allora, io ho avuto sempre la sensazione che la gente non mi sentisse.
Non che non mi ascoltasse, che proprio non sentisse la mia voce. Non solo, ma da bambina io ho vissuto molto con i miei nonni che mi adoravano e che io ho amato praticamente sopra ogni cosa. I parenti o gli amici dei nonni parlavano di me mentre io ero lì, dicendo cose del tipo: vabbè, è un po' tonta. E mia nonna diceva: no, ma è anche intelligente. È vero che si mette il sacchetto del pane in testa e corre fino a quando va a sbattere contro il muro, che in effetti lì c'è stato un trauma cranico, credo che mi porto dietro ancora adesso. Ma è vero che fa delle cose strane. È vero che ogni tanto nella vasca da bagno fa finta di essere morta sott'acqua, ma di per sé probabilmente è anche intelligente, cioè ha gli occhi un po' ebeti. E Ah, però io ero lì. erano gentili, però, e tu eri lì. Io ero lì. Allora, io ho sempre avuto l'impressione, te lo dicevo anche l'altro giorno. Anche un po' Patrizia questa sensazione, no? Sì, Poi ne parleremo. sì, sì. Ho sempre avuto la sensazione, cioè sempre avuto, da che ho visto il film, di essere nel sesto senso, dove però Bruce Willis almeno ha la fortuna di parlare con un bambino che lo sente, ecco. E quindi ho deciso che io volevo farmi sentire, avendo anche avuto dei problemi a parlare, cioè, a parte questa R moscia che va bene, facciamo finta che non ci sia, ma un po' di balbuzie, un tono di voce molto basso, eccetera. Poi io ero molto esile, gracilina, magrolina, non che adesso sia una mazzone, ma comunque, fatto sta che mi sembrava di essere, lo spiegava molto bene ieri una bellissima persona che ha scritto un commento sul mio post in cui chiedevo se tutti hanno vissuto un'infanzia felice, e lei ha risposto: mi sentivo fuori posto. Sì. Ed è vero, anch'io mi sentivo molto fuori posto e mi sembrava che tutti parlassero, adulti, eccetera, e io avessi la vocettina di un topolino, no? E quindi volevo scrivere, cioè in realtà c'era questa cosa di voler comunicare attraverso le scritte. Poi ho fatto anche delle cazzate, diciamo, cioè nel senso che, ad esempio, da adolescente scrivevo sui muri e questa cosa mi ha creato qualche piccolo problema, e ero un po' punk ai tempi. Ma scrivevi sui muri di camera tua? Ah, In camera mia, anche proprio fuori, fuori, eri una giovane artista. c'è stato qualche piccolo problemuccio, cioè mi hanno beccata praticamente. Cosa scrivevi? Ha Cioè di tutto. La pensieri? cosa che preferivo è "La morte ti guarda". Ah, ecco, quindi queste No, frasi così. ero molto allegra già allora, sì. Beh, eri un po' punk, hai detto, no? Sì. E sai cosa ho combinato una volta? Cosa? Allora, a un certo punto ho deciso di scrivere al comune di Torino, dicendo che io non avrei più scritto sui muri, però chiedevo di mettere degli spazi in cui chi voleva potesse scrivere quello che gli pareva, no? Un giorno vado in una piazza, vedo una bella lavagnetta, tipo quelle scolastiche, nera, eccetera, con anche il gesso con scritti dei numeri dentro, eccetera, eccetera, che ho detto: toh, hanno accettato la mia richiesta, ma hanno messo le lavagnette. Gessettino attaccato, cancello questi numeri e comincio a scrivere delle cose. E un gruppo di taxisti ha cercato di uccidermi perché quella era la lavagnetta dei taxi. E allora poi ho deciso che carta e penna erano meglio, basta. Invece, quindi insomma, diciamo che dai muri sei passata alla carta, no? Sono Sei passata passata alla alla carta e quando hai capito che il tuo mestiere sarebbe stato questo? Qual è stata la situazione, o magari un racconto, non lo so, qualche cosa che ti ha portato a dire: va bene, nella vita voglio fare questo. Sì, è stato in realtà, innanzitutto leggendo un romanzo che io ho trovato alla Standa. Allora c'è ancora la Standa, adesso non so se esiste ancora. Ecco, Qualcosa c'è? che era "Il bar sotto il mare" di Stefano Benni. L'ho portato a casa, io detestavo leggere, io ho detestato leggere fino quasi alla fine del liceo. Portato a casa, letto, ho riso talmente tanto
ma mi ha fatto anche pensare che ho detto, forse potrei mettere del mio. Perché io mi sono sempre resa conto, cioè almeno me lo dicevano gli altri, che magari io avevo dei guai molto grossi, li raccontavo e la gente rideva. All'inizio mi giravano un po' le palle, devo dire la verità. Poi a un certo punto ho pensato che in effetti era una bella dote, un bel dono. Caspita, come? Adesso sto facendo tanto l'immodesta, che infatti mi sto vergognando un po'. Ho scoperto che non c'era niente che mi desse più soddisfazione di riuscire a far ridere gli altri, per cui ho detto va bene, io proverò a scrivere, eccetera. Ovviamente, Lucia, parlare di lavoro è una parola grossa, lavoro, cioè nel senso che scrivere romanzi, eccetera, certamente non puoi definirlo un lavoro, cioè devi fare altro. Io in questi anni ho fatto, va bene, il mio lavoro di giornalista, eccetera, più tutta una serie di altri lavori di tutti i tipi, legali, assolutamente legali. Scrivere per me è un hobby, cioè nel senso che è il mio modo di passare le nottate perché soffro di insonnia, le serate perché sto chiusa in casa, cioè esco molto molto raramente, quindi è con difficoltà, come sai. E quindi per me è anche entrare in un'altra vita, in altre vite, in altri mondi che mi piacciono di più rispetto al mio mondo e alla mia vita, ecco, perché è un po' noiosa, a dire la verità. A proposito di questo, direi che nulla, il titolo più dentro che fuori assolutamente riassume quello che tu mi stai dicendo. Allora, vorrei leggere l'incipit di questo romanzo, che è quello con il quale effettivamente ci siamo, mi hai conosciuta, e poi andiamo a parlare un po' del romanzo. Ogni tanto metto gli occhi anche di lì, non perché sono una cafona, ma perché vorrei anche vedere i nostri ospiti che cosa commentano, che cosa ci dicono. Più dentro che fuori. Oggi l'universo sta lavorando per me. Al risveglio non ho urlato. Bene. Forse l'ultimo dei sogni non era un incubo. Strano. Ma anche se i cambiamenti sono sempre un po' destabilizzanti, non devo preoccuparmi. Ci proverò. Ho la netta sensazione che dopo avermi ignorata dai tempi del Big Bang, oggi l'universo stia lavorando per me. La cerimonia di apertura degli occhi, abbandonate le note acute, opta per una decisa, seppur sommessa, asserzione. Vado a Dublino, annuncio. Come consuetudine della casa, analizzo l'anomalia, la scompongo, la ricompongo, la scrivo per affrontarla con distacco nella fase di lettura. Mi dico che i viaggi devono venire di getto, come un'ispirazione tra il folle e il geniale. Se li organizzi, perdono presto di intensità e dopo qualche giorno ti trovi tra le mani qualcosa che non hai più voglia di fare, ma ormai l'hai organizzata. E dopo 10 anni trascorsi a fare da ostaggio all'agorafobia, mi sono svegliata e ho detto: vado a Dublino. Questo è quanto evinco dagli appunti. Deduco anche che mi sta venendo un infarto acuto del miocardio, non tanto dagli appunti, ma da un lieve dolore che dal petto si dirama alle braccia e alla mandibola. Non c'è da preoccuparsi, è solo una momentanea disfunzione valvolare da nevrosi. Va tutto benissimo, il mio corpo è in perfetta salute e non devo permettere all'apparato cardiocircolatorio di rovinarmi questa splendida giornata. Vado a Dublino, continuo a ripetere. Vivendo sola con due gatte e una cavia, al momento nessuno si è stupito dell'improvvisa botta di entusiasmo che da queste parti latitava da qualche secolo. Meglio, gli altri, intendo di genere umano, di solito cominciano a chiederti se ne sei sicura, soprattutto che ci vai a fare a Dublino, e così ti sorgono dei dubbi che a lungo andare affievoliscono la spinta propulsiva. Invece gli animali ti guardano un attimo e corrono alla ciotola del cibo, facendoti capire che va bene, basta che qualcuno si curi di dargli da mangiare. Questo mi suggerisce di telefonare ad Agnese per chiederle di badare ai quadrupedi famelici. Lei è perplessa. Non lo esterna subito, ma lo colgo dalla voce. Come previsto, mi chiede se ne sono sicura e cosa ci vado a fare a Dublino. Sono preparata. Rispondo: non lo so. E me la cavo con eleganza, aggiungendo quel pizzico di mistero che giova all'immagine.
Poi però arriva la domanda trabocchetto, di quelle che generano aritmie e conseguenti complicanze valvolari. Con cosa ci vai? Sudori freddi, mani vagamente paralizzate. Non ci avevo pensato. E allora, tanto per non dare a vedere che sono impreparata, rispondo di getto la prima cosa che mi viene in mente. In auto, no? Il no è un rafforzativo, sa di decisione. Direi quasi che è un no mascolino. E al contempo mette l'interlocutore a disagio perché si rende conto di aver posto una domanda stupida, di essere lui quello impreparato. Ma Agnese, non mi sembra per nulla disagio. Al massimo solo un po' dura d'orecchi. In auto? Chiede due volte. Io non rispondo, faccio la superiore. E quale auto? A questo punto ha già ripetuto la parola auto tre volte. Glielo faccio notare più per prendere tempo che per esternare il disappunto. Con la mia, no? Rimarcherei che ho nuovamente infilato il no. Sarà pure abuso di negazione, ma l'improvvisazione rende audaci. Beh, vorrei mica dirmi che vai a Dublino con quel rottame di 500. E no. Questo no, la mia auto è un incanto. Non è una 500 old style, nemmeno il tipo uscito di recente. Diciamo che è il modello intermedio, quello un pochino più insipido, con minore personalità. Però l'auto è come un abito. Se lo sai portare con eleganza, fa sempre la sua bella figura. La mia 500 è colore azzurro pastello. Non ne sono sicura perché tendo al daltonismo psicosomatico, ma mi piace pensarla così, con un grande girasole sulla fiancata destra, dove prima spiccava una profonda ammaccatura. C'è ancora, ma è stata elevata a elemento artistico, da movimento alla corolla. Pur essendo di terza mano, l'auto, non la corolla, ha un motore praticamente perfetto, come nuovo. A tratti ha delle giornate buone. Diciamo. Comincia così Patrizia, no? A raccontarci di sé. E allora raccontaci un po' questa trama di questo Hai fatto di meraviglioso nuovo venire romanzo. un po' di Dai, basta, sono Su, smettila, che abbiamo ancora un sacco da fare. troppo emotiva, sì, va bene, ok, dimmi tutto. Raccontaci un po' come ti è venuto in mente di raccontarci senza romanzo, senza spoilerare le domande che un pochino ci siamo preparate, quindi Sì, stai ok. attenta a non dire troppo. Raccontaci di questa donna. Allora, questa donna è diciamo che è tanto una quarantenne, che riesce ad alternare, devo dire, con grande eleganza, cioè siamo una ballerina che salta qua e là, momenti di leggerezza assoluti, anche insopportabili, ad altri di introspezione, devo dire, abbastanza pesantucci, cioè nel senso anche tristi, malinconici, eccetera, perché lei è così, in fondo mi somiglia un po', non quanto mi somiglia il personaggio maschile, devo dire, io mi sono infilata più nel personaggio maschile. Però un pochettino, ovviamente ci ho messo del mio, cioè questo voler sforzarmi, insomma, di superare momenti depressivi, di angoscia, eccetera, eccetera, ridendo e facendo ridere, cosa che fa anche lei, con altri, appunto, in cui lei va a vedersi, a leggersi nel profondo e quindi lì non c'è più tanto da ridere, ecco. Poi magari riesce a scherzarci sopra lo stesso, ma ci sono questi momenti un pochino. Ed è una che decide, appunto, ha vissuto in casa per 10 anni, chiusa in casa, potendo uscire pochissime volte, giusto per andare al centro di igiene mentale, e poi improvvisamente decide di partire e andare a Dublino. Si è svegliata e quello era il suo desiderio del momento, quindi si va a Dublino. Si va a Dublino, Si va a Dublino. una donna agorafobica e una autrice che ha un blog che si chiama Alice in Phobic Land, giusto? E allora mi viene da dire Phobic Land, ci racconti un po'
che cosa tratta il tuo blog? Dunque, il mio blog è nato dall'idea della mia psicoterapeuta, cioè che era quella di scrivere, dal momento che appunto mi piace scrivere e mi riesce, direi, abbastanza facile anche per lavoro, ovviamente, perché tutti i giorni devo comunque scrivere degli articoli, mi aveva proposto di tenere un diario. Allora, il diario è come la dieta. Lei inizia il 1º di gennaio e per l'Epifania è già bene che è finito, cioè ti strafoghi e prendi il diario e lo butti via. Per cui ho pensato non ci riuscirò mai perché non è nelle mie corde, non lo so, non riesco a raccontarmi, cioè soprattutto non riesco a continuare quel tipo di esperienza, di lavoro, no? Per cui mi sono detta, ci riuscirei se lo vedessi come un lavoro. Per cui una notte sono andata a vedere, ho messo proprio su Google come si fa un blog Giusto. e ho aperto questo blog e ho iniziato con la prima nottata scrivendo cose mie personali e sono andata avanti per un po' tutti i giorni scrivendoli sopra. Scusate, ma ho il gattino in gola, fino a quando mi sono resa conto che in realtà avevo 400-500 visualizzazioni al giorno e mi ha preso un panico totale, cioè nel senso che ho detto, è il mio diario, è una roba mia, cioè non volevo neanche che lo leggesse la mia mamma quando ero bambina, cioè figuriamoci gente in giro per il mondo, eccetera. E nulla, è cominciato così e da lì sono andata avanti e non ho più parlato con me stessa, ma ho parlato, scusate, con i lettori di E certo. fobie, di Sì, attacchi vivi pure, non di ti preoccupare. Tanto gli argomenti sono delicati e il nostro organismo reagisce come può. E quindi bevi, so che c'è della vodka e non c'è dell'acqua. Non ma non è vero, sei cattivissima. Sono totalmente attenta, è vero. E acqua, allora, anch'io, guarda, ho fatto come te, così almeno non facciamo pubblicità occulta, siamo veramente due donne meravigliose. Ma la grande domanda è, e la leggo anche un po' per evitare, dal momento che direi che anche a chi ci sta ascoltando, credo che sia oramai palese il fatto che Alessandra Scagliola sia orgogliosamente agorafobica. E allora vedi, io mi chiedo orgogliosamente, orgogliosamente, e allora io mi dico: è ho fatto delle possibile? città del tu, ecco, diciamo Certo, che. beh, è estremamente intelligente questa cosa, no? E allora dico: è possibile che ci sia un nesso tra il tuo essere agorafobica e il tuo essere scrittrice? Come dire, sto a casa, non mi piace stirare, io quasi quasi scrivo. Allora, diciamo che il pre-agorafobia era un'altra Alessandra, cioè nel senso che io Alessandra eri? di aver avuto due vite. Allora, che non, allora, molto pigra, ma che non riusciva a stare ferma, cioè che doveva sempre andare da qualche parte, che la sera dovevo uscire, piuttosto anche solo per andare a giocare a carte, cioè senza fare niente di particolare. Però dovevo muovermi molto e soprattutto adoravo i treni, per cui dovevo ogni tanto mettere, c'avevo lo zaino in auto e magari e tornavo dal lavoro e dicevo, no, io adesso prendo, devo dire che la prima tappa era sempre Genova, dove ho i miei migliori amici, quindi la prima tappa era Genova, ma poi andavo un po' dappertutto, mi piaceva molto muovermi un po' alla zingara, ecco. Ovviamente con l'agorafobia è arrivato lo stop totale, tra l'altro improvviso, cioè di colpo, pam, via, non si esce più. Tant'è che ero a Genova a casa di amici e mi hanno dovuto riaccompagnare in auto a Torino perché io non riuscivo più a prendere un treno. Ma così all'improvviso? Sì, di colpo, sì, la sera ero normale, al mattino mi sono svegliata che ero completamente fuori di me. Diciamo che all'inizio non l'ho presa molto bene Beh. e non avevo pensieri molto costruttivi, per lo più ragionavo sul suicidio, devo dire la verità,
Poi ho capito che dovevo chiedere aiuto, cercare di farmi curare, cioè soprattutto devo capire cosa avevo, perché ovviamente inizialmente uno fatica a capire, cioè pensa di avere qualche malattia strana, non, terrificante, eccetera. E sto perdendo il filo, eh. Cioè, sappi che io ho una memoria che fa acqua da tutte le parti, sto sta perdendo il filo. Comunque, No, comunque inizia. hai detto ho bisogno di farmi aiutare, è stata Ok, una bella presa di coscienza. inizialmente appunto ero più tentata di dire ok, io la faccio finita, cioè, questo mi rendo conto che non è per nulla allegro, è di una tristezza incredibile, ma Ma poi purtroppo leggiamo. sono dei pensieri che ci sono venuti in che mi sono venuti Certo. in mente e che so, toccano a magari di straforo, però chi soffre di queste patologie normalmente inizialmente ha dei problemi. Dopodiché ho detto, allora, tu normalmente fai fatica a prendere sul serio qualsiasi cosa, prova a ridere anche su questo. Dopo il periodo di grossa depressione passata sotto le coperte, eccetera, non volendo lavarmi né mangiare, mi sono alzata e ho deciso che se dovevo stare in casa, dovevo trovare qualcosa che mi appassionasse moltissimo. E quindi scrittura e uncinetto. Voilà. E Oh, e voilà, questo voilà. qua. Sì. Andiamo a leggere un altro brano. A Ok. proposito, in auto. Potrebbe sorgere il dubbio che mi sono persa, che mi sia persa. Ve lo rileggo. Capitolo 9. Va Potrebbe bene. sorgere il dubbio che io mi sia persa. Alla prima uscita abbandono quel mondo artificiale zeppo di linee parallele, continue e discontinue. Quelle continue sono le peggiori. Per qualche motivo che ignoro, sono quelle che mi urtano di più. Mi trovo in un posto strano, piuttosto squallido, su una strada stretta con una regolare fila di cipressi su ogni lato. Un bel paesaggio cimiteriale. Viene voglia di comprarsi una bara e stare lì ad aspettare la fine. In attesa della morte, mi piacerebbe dare un'identità al luogo che ospiterà le mie spoglie. Ho letto il nome del paese, ma non lo ricordo più. Si vede che non era importante, diceva la mia nonna ogni volta che qualcuno perdeva il filo del discorso. A quei tempi io pensavo che forse un pintone di vino ingollato nel giro di una cena avesse il suo peso, ma lei lo diceva con una tale convinzione che pareva assurdo imbastire una teoria alternativa. Dove siamo? Chiede Ettore. Lo dovrei sapere? Mi chiedo. Mi fermo all'ombra di un cipresso. I cipressi fanno un'ombra patetica. E tiro fuori una cartina stradale. La guardo con concentrazione e interesse, benché non riesca a scovarvi un punto di riferimento utile. I nomi dei luoghi mi sono del tutto sconosciuti, ma mi impegno per alcuni minuti nel tentativo vano di tradurli in italiano. Quando prendo atto di tale sforzo, mi sorge un dubbio. È normale possedere una carta stradale del Piemonte con le località denominate in un'altra lingua? E soprattutto, perché non trovo Touraine, il capoluogo? A rigor di logica dovrebbe essere scritto a caratteri più grandi, e invece la località in grassetto maiuscolo è Paris. Mi sa che ho sbagliato mappa. Ora si pone un problema. Non si tratta d'orgoglio, è solo di mantenere una parvenza di dignità. E se adesso prendo un'altra cartina, dopo aver fissato questa per un quarto d'ora buono, ai due sorveglianti potrebbe sorgere il dubbio che io stia facendo un po' di confusione o che comunque mi sia persa. Quindi annuisco immergendo la faccia tra i contorni della Francia e inizio lentamente a ripiegare la carta, cercando di farci un origami. Mi stampo un sorriso deciso sul volto e dico che dobbiamo proseguire in linea retta fino a quando non incontriamo un bivio. Quale bivio? Chiede quel cavilloso di Ettore. Oh, non è così importante, tronco io. Passano i cipressi e qualche etiglio, quindi arrivo in una terrificante rotonda da cui si diramano un'infinità di strade di media grandezza, apparentemente tutte uguali. Tale omogeneità strutturale mi rende difficile anche affidarmi all'intuito. Un colpo d'occhio e un po' di fortuna mi permettono di escludere una possibilità. Un cartello indica che da lì si va a Torino.
E vogliamo mica tornare indietro. Oh sì, disperatamente sì. E continua il viaggio. Continua il viaggio di Patrizia che ha due accompagnatori che poi diventeranno tre, no? Quindi la sua amica Agnese, Ettore, che è un medico e che è un amico carissimo, al quale poi si aggiungerà un altro personaggio, non svegliamo troppo, ma si può dire che è un personaggio che ama molto, no? Che si, nel senso che, al quale vuole molto bene. E poi c'è un altro soggetto, Alex, che non è Alex, ora che ci penso incredibile, non è Sì, Alex, questo è ma è un Alex. personaggio con il quale la nostra protagonista ha un filo, no? Un filo diretto. Sì. Così introduciamo poi anche l'ultima Sì. lettura, no? Allora, Alex è diciamo che la classica conoscenza che fai su internet, no? Su un blog, un forum, un social, eccetera. Che in qualche maniera ti affascina, no? Non pensiamo a livello sessuale, eccetera, o di rapporti amorosi, proprio ci sono delle persone, io ad esempio tendenzialmente ho molti più amici uomini rispetto alle donne, per cui alcune volte ci sono degli uomini che mi colpiscono particolarmente per il senso dell'umorismo, per il modo di raccontare le cose. Ovviamente non li conosci, non sai chi possano essere, potrebbero anche essere dei serial killer volendo, cioè nel senso che bisogna stare anche un po' attentini. E quindi Alex è un personaggio che Patrizia ha conosciuto attraverso un blog sull'Irlanda. E lei è convinta attraverso qualcosa che una notte ha scritto questo blogger, è convinta che lui si voglia suicidare. Ed è anche convinta, dal momento che lui ha un blog sull'Irlanda, che lui sia in Irlanda, a Dublino, per cui questo viaggio viene anche intrapreso per andare, tutto sommato, a salvare questo ragazzo. E poi le cose non sono quasi mai come sembrano. Cioè, nella vita tu pensi a molte cose, eccetera, è tutto molto diverso, ecco. E così accade anche nel rapporto tra Patrizia e Alex. Certo. Cioè, le cose non sono assolutamente come Come sembrano, sembrano. come sembrano, no, mai. Allora, qui abbiamo Alex, abbiamo in realtà un dialogo tra Alex e lo psichiatra, e uno psichiatra, non il suo psichiatra. Andiamo ad ascoltare questo dialogo. Parte Alex. Mai. Mai, mai, mai regalare l'accesso illimitato alla propria abitazione. Dal momento in cui ottengono le chiavi di casa tua, le persone si trasformano in creature orribili e invadenti. È la prima affermazione che sfugge dalla bocca atterrita di Alex. Bernie ha aperto la porta a polizia e paramedici. I primi si sono essenzialmente occupati di immobilizzarlo, i secondi di stordirlo. L'hanno prima lusingato con promesse di cui non ha capito il senso, poi si è sentito avvinghiare da braccia possenti che lo hanno fatto cadere direttamente su una scomoda barella. L'atto successivo è stato coprire la sua nudità continuando a ripetere: tranquillo. Ma io sono tranquillo. Lo ero. Voi mi state spaventando a morte. Non c'è da avere paura, ora ci siamo noi, dice un paramedico con voce falsamente cedevole. Appunto. E quindi che cosa succede? Tranquillo, ribadiscono. In tempi record si ritrova legato al letto di un ospedale con le corde del torpore e fissa un soffitto grigio. Altrettanto cordialmente è invitato a colloquiare con lo psichiatra. È un omone con una barba da Karl Marx, gli occhi da ratto e un'eccessiva produzione di forfora. Pare disattento, forse un po' ambiguo e problematico, ma Alex non è qui per estrapolare un quadro clinico dal bofonchiare di un uomo corpulento in camice bianco e qualifica professorale. Lui dice poco, si limita a snocciolare domande apparentemente incoerenti, alle quali Alex risponde per lo più biascicando. Ma che ne so io? Le mie forze sono concentrate a tenere gli occhi aperti.
Il paziente parrebbe non essere bipolare. Gli è stato annunciato con un entusiasmo che lui non condivide. Sperava di potersi godere alcuni periodi di euforia, ovviamente alternati alla più cupa depressione. Depressione. Ma perché i medici non osano più contemplare la semplice, discreta, lineare teoria dell'infelicità? Da quando l'infelicità è diventata malattia? La depressione è la patologia della nostra società, lo ha detto lui, lo psichiatra, con evidente autocompiacimento per la propria bontà, come se lo stesse sollevando dalla solitudine, consegnandogli il passaporto di una malattia sociale e integrandolo nei turbamenti comuni. E se il mondo fosse infelice, solo infelice, perché buttare giù pillole per alterare una condizione che asseconda la logica dei tempi? È innaturale, anche immorale, direi. Forse è nell'ordine delle cose, un pianeta di sorrisi falsi? Forse così? Marx si accarezza la barba. Potrei darle ragione. Sempre dare ragione ai pazzi, ricorda Alex, ma lo psichiatra continua. Tuttavia, nel suo caso specifico, siamo davanti ad un tentativo di suicidio. Sarà d'accordo con me che in questo mondo popolato dall'infelicità non tutti si tolgono la vita, giusto? Ma giusto un cazzo! Ma chi ha tentato il suicidio? Io stavo trovando il mio baricentro. Potevo farlo sul cesso come sul davanzale della finestra. Tra baricentro e morte c'è differenza, giusto? Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Quindi direi che abbiamo un po', ci manca Bernie di inquadrare un po' questo personaggio, no? Che è l'amico di Alex nonostante tutto, Sì. no? Forse è l'amico che tutti vorrebbero avere, tranne quelli che hanno voglia di essere lasciati in pace come il nostro Alex. Che però, Sì. tuttavia, il fatto che lui ci sia, no? Sì, no, Bernie a me piace tantissimo, Bernie è un amico che io adorerei, ma appunto, essendo anch'io come Alex, una che ama molto la solitudine, eccetera, lui è un po' invadente, dopodiché è un personaggio di una tenerezza infinita, cioè nel senso che viene voglia di prenderlo, coccolarlo, capisci? Però Alex ha il suo bel caratterino, quindi stare vicino a una persona così non è assolutamente semplice. No, decisamente no. Appunto. Decisamente no, Non a decisamente no. caso si chiama Alex. A caso si chiama Alex e c'è anche lui che però devo dire che lui mi sembra una persona No, mi risolta, un essere, è un essere risolto e che mi dà serenità e mi dà gioia ogni volta che lo guardo, quindi direi sono che... molto contenta E e poi agli grazie occhi per anche che si l'intento. muovono, agli occhi che Sì, si sì. muovono. Allora adesso Oddio, io però siamo leggo... un po' Marty Feldman in Frankenstein Junior, perché c'è un'occhio da una parte, ma va Dall'occhio bene. da una parte e da una Sì, dall'altra. Io pullula. adesso leggo una frase, siamo praticamente arrivati alla fine e direi che siamo state bravissime perché siamo nei tempi, poi il nostro pubblico ascolta, ma devo dire che non ci disturba, non fa domande, non... No, ho scritto io, commento, curiosità, scriveteci, però devo dire che No, ci ascoltano in non religioso rispondono, silenzio. ci vogliono No, parlare. non vogliono togliere il tempo a noi, capito che siamo così, Certo. siamo così Lucia, divertenti. posso rubarti 2 minuti, neanche uno, un minuto. Ci arrivo, è quello che penso io? Inizia per L e finisce per A? E allora ci arriviamo subito. Ma prima volevo concludere con la nostra presentazione, perché c'è una frase che ho letto di questo libro e inizio dalla fine, cioè da quello che chiedo io a te. Vuoi dire qualcosa rispetto a questa affermazione? Quindi tu mi puoi dire sì e mi puoi dire no e allora andiamo avanti. Mi stai facendo paura? Quello che io ho letto è questo. Ma mi ha colpito veramente tanto. Sono troppo concentrata su me stessa per amare qualcuno. Io sono una persona che mi tiene occupata 24 ore al giorno. Non ho le tasche perché altrimenti mi ci metterei le mani dentro e comincerei a fischiettare. Fischietta, sei capace a fischiare?
Voilà! E allora, dopo questa meravigliosa, che comunque trovate nel libro, quindi avrete l'opportunità di leggere anche voi questa meravigliosa frase, io ci terrei che Alessandra, appunto, continuasse con quello che aveva piacere di dire e che io condivido, e per cui la parola a te. Ok, no, questa è una cosa seria, molto seria, cioè, non drammatica come cose che si sentono al telegiornale, ma che a me ha molto colpito, perché tra gli amici che ho di Facebook c'è un libraio a cui sono molto affezionata, un libraio di Napoli, che si chiama Raimondo Di Maio, che ha questa bellissima libreria che si chiama Dante e Descartes. Spero di averlo pronunciato giusto questo Descartes, ma al massimo mi perdoneranno. E qualche notte fa i ladri sono andati per rubare pochi spiccioli e purtroppo cercando una cassaforte hanno devastato delle vetrinette, delle teche dove lui teneva queste sue collezioni preziose. Fotografie, no? Sì. Anche. Devo dire che è una cosa che a me ha colpito molto perché quest'uomo mette una dedizione nel suo lavoro che mi ha fatto sentire questo furto come un fatto vivere questo furto come una profanazione, come di un tempio sacro. Mi dispiace, non vorrei dire qualcosa che offenda persone religiose, ma chi ama molto i libri come quest'uomo, effettivamente ha la sua libreria diventa un tempio che ospita molto volentieri le persone che passano di lì, con le foto dei suoi autori, Erri De Luca. Erri De Luca, tra l'altro, ha dedicato una frase molto bella, appunto, quanto è accaduto, eccetera. Chi avesse voglia di andare in Piazza del Gesù, in questa libreria, magari a dare una mano, credo che lui sia riuscito a riordinare quasi tutto con grande amore, ma magari così, solo per fargli un saluto, sarebbe contento, sicuramente. E già che siete lì, magari potete comprare più dentro che fuori, mi Ad viene da esempio, pensare. Anche perché credo che in questo momento, più che mai, al di là delle piccole librerie, fatto salvo che le librerie grandi, le grandi catene sono fondamentali, fanno un sacco di cose e quindi tutto il rispetto, ma altrettanto rispetto va alle piccole realtà che anche in questo sì, che periodo purtroppo non ce la dannato fanno, sì. qualcuna non ce la fa, qualcun'altra ce la può fare grazie al nostro aiuto. E quindi, visto che noi ci occupiamo di letteratura, di leggere, di video leggere e di audio leggere e di audio scrivere, audio scrivere non credo che sia, e di scrivere credo che sia, credo che possa essere importante supportare queste realtà piccoline, ma dove normalmente si respira amore appena si entra, no? E a maggior ragione in questa libreria di Napoli che ha avuto la sfortuna di incappare in persone che chiaramente non si sono fatte scrupoli a distruggere la vita di una persona, i ricordi di una persona, credo valga la pena andare giustamente, come dice Alessandro, a dare una mano o a comprare un libro o a dire abbiamo ascoltato la tua Solo delle due diretta parole, cioè e ci piaceva siamo contenti. salutarti. Sì. Ascolta, io direi che siamo in chiusura, Sì. chiuderei con la classica domanda: che cosa stai facendo adesso? Stai scrivendo? Veramente vorrei dire un'altra cosa, perché io non ho mai conosciuto una persona che si dichiara, con questo non voglio dire che non sia vero, ma che parla di agorafobia e poi credo che sia l'unica agorafobica che io conosca, ma e che abbia scritto una guida turistica. Cioè, un'agorafobica che scrive una guida turistica di Londra, cioè, o ha avuto grandi aiuti, o guarda tanta Allora, televisione, la guida o turistica se di la Londra, ricordava. è stata una proposta di una mia amica, un'altra persona conosciuta online, perché io spesso ce l'ho con i social dicendo che appunto devastano il cervello, ma poi ho conosciuto delle persone splendide, veramente splendide, attraverso i social, tra questi Patrizia Tagliamonte, che è una bravissima giornalista, che ha scritto dei saggi, eccetera, che adora Londra come l'ho sempre amata io, perché ho sempre voluto andarci a vivere, e che un giorno mi ha detto scriviamo assieme una guida di Londra, io ho detto Gioia, cioè, neanche di Torino posso scriverla, cioè, a parte la panetteria qua sotto io non vedo praticamente più nulla,
mentre invece è nata questa cosa per cui lei ovviamente è andata là a fare le foto, eccetera, e io sono andata di memoria, cioè nel senso che ricordando i viaggi a Londra ho messo dei racconti. Infatti è una guida che ogni tanto ha un racconto sulle varie zone di Londra. Bello, bello. Oh, E sì. poi sei anche l'unica donna agorafobica che esce quando non si può uscire, cioè durante il Covid. Ah no, io col lockdown sono uscita più che negli ultimi 20 anni e ho sempre fuori, Quindi non, ero più fuori che dentro, sì, eri più tipo fuori che dentro. Capite fuori che come si fa a non affezionarsi a una donna che non esce salvo quando non ma si può dovevo, uscire? Capisci? È non è che ero disubbidiente dentro. Beh, certo, non credo che andassi a sì, fumarti una un sigaretta in po' era giardino. dovere, Era ma è stato. dovere. Sì, sono stati 2 mesi in cui non riuscivo a stare in casa. Ero perennemente con la mascherina fuori a chiedermi: ma perché? Tra Ma l'altro, perché? per chi soffre di attacchi di panico come me, eccetera, devo dire, Lucia, che vedere in giro quelle poche persone che vedi in giro, vederle con le mascherine, eccetera, non è una cosa semplice. Lo Uno, hai credo. paura, perché comunque normalmente noi impanicati siamo un pochino anche ipocondriaci, quindi c'è la paura di prendersi Eh il Covid, di sì. attaccarlo agli altri, cioè sei pieno di ansie. E poi anche non vedere i volti, non Volti. riuscire a distinguere bene i visi delle persone, cioè è una cosa che mette un po' di. O anche entrare in un supermercato dove si entra solo in due o tre, quindi mezzo vuoto, la fila fuori, cioè è stato tutto un po'. Però va bene, dai, è Hai un'esperienza. scritto? Hai scritto durante questi mesi? Stai scrivendo? Sì, tre romanzi. Io ne inizio sempre due o Tre. tre assieme, sì. Poi a un Veramente? certo punto vedo quello che amo di più perché mi accorgo che lo amo di più perché gli altri due li butto, li infilo nel cestino del computer oppure io scrivo molto con i notes e le matite. Io colleziono matite, vado pazza per tutte le matite. Davvero? Sì. E quelli che butto via sono quelli che non amavo così tanto. Poi mi dispiace di averli buttati, devo dire, Ma ma buttato per potevo. sempre, ma mettili in un angolo, Sì, magari poi no, 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 io sono. li No, no, cacci. no, 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 sono drastica. Normalmente devo iniziare due o tre e poi ne continuo uno solo. Molto bene, quindi siamo ancora nei tre? Siamo Ed ancora alla. sono ancora nei tre. Siamo ancora nei tre, quindi dobbiamo ancora scegliere the Best, sì, the best. best. Allora, noi aspettiamo il The Best e aspettiamo che Esatto. no, no, non ti chiedo la trama perché se sono tre non è giusto che poi uno si affezioni a quello che tu dici adesso che poi decidi di cassare, noi non sapremo mai. Quindi non ti chiedo la trama, non ti chiedo nulla, ma ti chiedo di Nulla. fare presto perché vogliamo assolutamente Magari leggere poi metterò qualche. i voti, metterò le tre trame e farò votare. Ma Poi a però, prescindere bella dagli questa altri, idea. va bene, io lo continuo. Allora, facciamo così, ti lancio una sfida. Quando siamo Ok. arrivati, quando è il momento, quando sarà il momento, facciamo una diretta, leggiamo le trame e ci facciamo aiutare dai nostri spettatori. Cosa dici? Sì, E poi ok, sono capiamo se. bellissimo, bellissimo. Se ne Bene, hanno bene. voglia, non Se ne hanno si voglia, sono ne avranno voglia, fatti, sì. non si sono fatti sentire, cioè ci No, hanno devo lasciato dire che partecipare. ci hanno fatto dei complimenti che vado a leggere perché l'ho visto prima. Sì, È no, ma. bellissimo, è bellissimo ascoltarvi, c'è una sintonia che arriva e coinvolge. Grazie, questa è Maria Francesca Tommasini, che tra l'altro è una scrittrice, ed è colei della quale leggo le fiabastrocche e non solo al Non giovedì, scrive delle so, filastrocche, è lei. eh. Poi vediamo un po', c'è qualcuno che deve portare a nanna i bambini, Carina scrive. Però è lungo. Purtroppo devo andare a mettere a letto il mio piccolo, ma prima mi piacerebbe lasciare il mio commento al libro. Lei è Sara Lavette. Ne avevo sentito parlare in una chat di lettura. L'ho comprato perché aveva attirato la mia curiosità. L'ho trovato un libro in cui fondamentalmente viene raccontata una storia tutto sommato divertente, ma il divertimento è velato da un tormento psicologico costantemente presente. Si ride e nello stesso tempo si affronta un tema tutt'altro che leggero. Mi è veramente piaciuto, lo consiglio a tutti gli amici. Adesso lo sta leggendo la mia mamma. Complimenti. La ringrazio molto questa signora, ragazza, eccetera. La ringrazio proprio tanto perché Sara. ha capito, Sara ha capito, E sì. Sì, certo, e certo. perché molti mi hanno detto è veramente divertente, cioè nel senso che
Non è solo quello. Non è solo Allora, io direi che abbiamo fatto la nostra oretta, siamo state puntualissime, sono le sì. 21:55. Allora, intanto io ringrazio te tantissimo perché mi hai dato l'opportunità di farti conoscere un po', di far conoscere un po' il tuo bel faccino, come diciamo noi qua, perché sei veramente una donna, no, sei una donna bella, sei una donna interessante e quindi è stato veramente un piacere chiacchierare con te. Noi ci sentiamo ovviamente Dai, e voi siete sai in tempo a scrivere, siete in tempo a quanto scrivere. grande è la mia gratitudine per quello che sei riuscita a fare stasera. Bene, sono Niente contenta. panico, relax totale Neanche, proprio. guarda, infatti avevamo già il piano B, C, D e F, G e invece un cavolo non c'è. Devo fare l'uno di Munch Questa sono la possiamo stessi. dire, questa la possiamo dire. Lucia, ma se mi viene un attacco di panico, dico, ma no, niente, fai così. Così io immediatamente capisco che qualcosa non va. Oppure ci attacchiamo alla connessione. E invece, ragazzi, è andata benissimo. Quindi felicissima, felicissima. Grazie, grazie a Mauro Morellini, editore, anzi a Morellini editore. Grazie a Sara Lattaro, che è la direttrice di Collana, Sceduta, tra l'altro, sì. che ti ha scelto e direi che ha fatto un'ottima scelta. E quindi salutiamo tutti, vi ringraziamo e noi ci vediamo. Io e voi ci vediamo lunedì, perché giovedì non ci sarò. Quindi chi è abituato ai miei giovedì dei romanzi dovrà aspettare il giovedì successivo e Dove vai? vado a prendere la roba in montagna che è lì da 3 mesi e mezzo, perché Ma non siamo più neanche potuti andare. dell'onde, E neanche dell'onde. quindi approfittiamo giovedì sera di partire. Grazie, grazie a tutti di essere stati con noi e Grazie a a tutti. presto. Ciao. Ciao, buona Ciao. serata. Ciao, ciao, ciao.